E poi è arrivato Giorgio Romandica che mi ha rovinato la vita. Non è un boys love, però c'è un personaggio gay. E non vedevo l'ora di sapere come andasse avanti, finalmente l'hanno buttato in Italia. Però di manga non ne parla nessuno. In realtà è talmente malato tutto il contesto che sono contestualizzate. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio Live. Oggi, come vedete, c'è qui un ospite, Jessica, la mia amica, e siamo qui per parlare di una cosa speciale che tutti noi amiamo, lo yaoi. E lo faremo con uno yaoi tag, quindi rispondendo alle domande insieme a voi. L'abbiamo creato noi, vedremo le domande insieme. Se vuoi presentarti. Ok, allora io sono Jessica, conosciuta anche come Nana ormai, soprattutto nel nostro gruppo Telegram che abbiamo creato perché ci sentivamo un po' soli. Perché lo yaoi non è un genere molto amato, soprattutto non ben visto, e quindi uno ha bisogno di sfogarsi e condividerlo. E questo gruppo ci è venuto in mente così. Perché sentivamo il bisogno di condividere con quelle uscite, perché adesso in Italia stanno portando molti più volumi yaoi. È un genere adesso un po' più in voga. Vogliamo condividerlo con più persone possibili che capiscano il nostro stato d'animo. Trovate in descrizione il link al gruppo Telegram se volete unirvi a noi e poi c'è anche il link del profilo Instagram di Jessica per venire a seguirla. Yaoi Tag. Allora, che dici? Iniziamo con la prima domanda. Come ti sei approcciato allo yaoi? Manga, anime o fanfiction? Fanfiction. Io ho cominciato con le fanfiction di Naruto. Vedendo il primo bacio storico di Naruto e Sasuke, scrivendolo su YouTube mi sono spuntate questi video e ho trovato quelli veri. Quindi ho poi provato il tiranno innamorato, i Yoav, i giochi d'amore. E poi è arrivato Jujutsu Kaisen che mi ha rovinato la vita. Perché ho sperato per anni che lo portassero in Italia come manga. E poi ce l'ha Poi. portato la Koen. Però parlando di primi manga yaoi che ho comprato sono stati Trattami con dolcezza, Tra le braccia della primavera, perché ero curiosa di sapere com'era il manga perché avevo visto l'OAV. Questo qua che hai comprato tu di recente. E Tiranno innamorato, classico, sempre perché avevo visto l'OAV. Intanto, se voi che ci state seguendo volete rispondere nei commenti, poi li leggeremo. Maru dice: io sono un ragazzo che legge BL, sono troppo belli. Bravo, bravissimo. Come mi sono approcciata allo yaoi? Allora, forse anch'io con le fanfiction, perché è successo tutto più o meno insieme, quindi non so bene qual è stato l'inizio. Però proprio il punto focale che ha fatto scattare quella cosa è stato l'anime di Antique. È un anime su una pasticceria e questi ragazzi che la gestiscono non è un boys love. Però c'è un personaggio gay che ha una L'ho mezza visto romance. su Sky, c'era il canale manga e l'avevano fatto. Guardando quello ho capito che mi interessava approfondire. Yaoi preferito. Li ho nominati la maggior parte tutti prima perché mi piacciono tutti, però Giorgio Romantica anche e Isekai sono altri due dei miei preferiti perché comunque ci sono legato dal fatto che è uno dei primi anime che ho visto lunghi perché sono stati quelli più lunghi perché all'inizio erano sempre solo OAV degli yaoi, e poi c'era anche ieri che tra l'altro ho la maglietta stampata, così carino. Ecco. Poi c'è anche comunque Love Stage che io l'ho notato tantissimo e non vedevo l'ora di sapere come andasse avanti, finalmente l'hanno buttata in Italia e Ten Count lo adoro. Invece il mio di yaoi preferito, ma lo sapete già, l'ho detto mille volte, il tiranno innamorato. Terza domanda, yaoi che non ti piace? Ah, questa è stata facile, perché ne ho parlato Anche per tantissimo me. nel gruppo. Non ci ho pensato, potevo nominarlo anch'io. Io tra i diversi che non mi piacciono ho dovuto nominare lui. Sono prevedibile, lo so. Il mio dannato rivale. Appena abbiamo parlato pure di questo. Servante Lord è un malinconico mattine che non ce l'ha fatta. Prossima domanda. Casa editrice preferita? Perché Già nominata J-Pop e Magic Press. li leggi o li guardi? Continuerai a farlo o smetterai prima o poi? Non è perché sono due maschi o anche se fossero due ragazze o un maschio e una femmina, non mi interessa. Mi piace la trama, quindi lo leggo come se fosse qualsiasi manga.
però è il genere che preferisco, perché sono le storie che mi piacciono di più. A volte può capitare che le storie non mi piacciono, però è più difficile rispetto a uno shoujo che più o meno sono tutti uguali. E comunque sì, continuerò a leggere finché posso, li leggerò. Per me leggere manga è come leggere un libro, cioè alla fine basta che una persona legga. Sesta domanda, lo nascondi alla tua famiglia? Se lo sa, cosa ne pensa? Non lo nascondo, lo sanno, però è indifferente per loro, basta che sono contenta io, non gli interessa. Siamo ancora in famiglia, non siamo state buttate fuori casa. Se continuano ad aumentare i volumi, questo che mi buttano fuori, però vabbè. La cosa importante è condividere. Come hai trovato persone che apprezzano questo genere come te? Il web. Quanti titoli conta la tua collezione? Sono curiosa. Perché ti conosco, sono curiosa. 62 titoli, parliamo di titoli. Aumenteranno. Non ci sono dubbi su questo. Ho contato anch'io solo i titoli, non i volumi. Non ci credo. 67. Ah, cavolo, 75. Ha battuto tutti! Scrivi fanfiction BL? Sì, le scrivevo sempre su Naruto e Sasuke perché sono rimasti qua. Però sono private, cioè non le ho mai scritte. Anch'io le scrivo, proprio fanfiction è più una cosa che facevo. Adesso sono più sulla storia originale, sempre boys love più o meno. Quale serie introvabile già edita in Italia vorresti? Tutti i volumi della Flashbook, devo recuperare tutte le vecchie uscite che ci sono state. Come serie non lo so, come volume vorrei trovare Wild Rock. Quale serie inedita vorresti? A-Class President. Stavo pensando anch'io a quello. Perché mi era piaciuto tantissimo lo AV, però di manga non ne parla nessuno. Chi è quello che è entrato a casa? Infatti! Ne hai altri? Ve ne nomino due. Katekyo, Onto Yaju, della Yamamoto Kotetsuko. Quale yaoi consiglieresti per iniziare? E qua ci diamo la pazza gioia. Io consiglio, come esperienza personale, perché quando ho cominciato io, ho cominciato a caso, con volumi a caso, quello che trovavo ho comprato, vi consiglio di cominciare o con volumi unici, oppure con serie concluse, che è un volume unico, questo che si conclude in due volumi ed è molto carino, è sempre una storia diversa perché l'ho trovato molto originale e mi è piaciuto tanto. Poi io trovo carino anche questo, per cominciare, questo che ha tre volumi ed è per me bellissimo. Questo qua è stato uno dei primi OAV che ho visto. Come serie corte abbiamo Kisaikiri, che sono tre volumi, quindi... Ma sì, comunque volumi da cui cominciare ce ne sono tanti, però meglio approcciarsi a poco con volumi unici o serie già concluse e piccoline. Poi abbiamo Brother, che è carino. Questa è una delle nostre preferite. Questo è anche carino. Il gioco delle carte. È bello, però io che avevo letto anche l'edizione vecchia prestata, mancano un pochettino di dettagli. L'hanno censurato. Sì, però per essere una nuova edizione è bello, cioè alla fine è bello. E essendo un volume solo è bello corposo, però te lo leggi in mezza giornata e sei a posto. Ho pensato di consigliarvi, ho giusto due serie qua, però le ho pensate su un criterio diverso. Io ho pensato alla serie leggerina, Seven Days, scolastico, semplice, molto dolce, Umibe no Étranger. Questo è un volume unico che prosegue con Arukase no Étranger, che invece è in corso. Qualcosa di esplicito c'è, ma è poco, è tutto delicatissimo, c'è una storia bellissima. Un'altra idea per iniziare sarebbe Idamari ga Kikoeru. Noi abbiamo finito con le domande, vediamo un po' i commenti. Io consiglio sempre Kannaki, così softina, che appunto è l'autrice di Umibe e Arukase. Blue Summer è il box che deve uscire della Star Comics. Perché forse la Flashbook porta tutte comunque opere soft, non molto sì. Spinte. Che ne pensi di Castaneda? Casteven, allora, a me sta piacendo, ma perché? Allora, temevo non mi piacesse visto le violenze, le cose varie. In realtà è talmente malato tutto il contesto che sono contestualizzate e viene voglia di vedere come si evolveranno
i rapporti tra questi personaggi, cioè leggendolo viene proprio rabbia, viene da domandarti cosa succederà, tutto e molto perché? Folle. Perché sì. È nata questa cosa? Anche, e anche i personaggi magari secondari, adesso io ho letto solo i primi due, però dove pensi che sia tutto soft e carino e l'amore, in realtà qualcosa di folle subentra, perciò è talmente tutto contestualizzato in questo ambiente malato che mi è piaciuto molto, devo dire. Te? Cosa dici? Mi piace, però c'è un personaggio che l'ho trovato un po' eccessivo, però la storia mi piace, anche perché comunque sempre una storia diversa, finalmente qualcosa di diverso, è una ambientazione scolastica, però è diverso perché c'è questa cosa delle caste. In un angolo di cielo notturno o il collezionista di stelle, che sono davvero softini. Il collezionista di stelle è bello, però lo devo, ho visto qualcosa, però lo devo recuperare ancora, non ce l'ho. Ah, non ce l'hai ancora? Se lo trovi c'è il cofanetto. Sì, infatti era la mia intenzione, era prendere il cofanetto. Given lo consiglio a tutti, ha una storia bellissima, oppure Jackass, è una lettura veloce e piacevole. È bello. Given è perfetto, anche per i ragazzi che vogliono approcciarsi al genere, sì. Se non vi fidate di acquistare, guardatevi l'anime intanto. Il tag l'abbiamo risposto, voi se volete riproporlo, taggateci, fatecelo sapere, così verremo a vedere i vostri video, i vostri post. Per me è stato un piacere ospitare questa live, non ho ancora detto, grazie dell'idea di aver fatto questo tag con me. Per me è stato un onore, anche perché mi sono divertita e comunque non avevo mai fatto una live con qualcuno. E mi piace il fatto che sia stata con te. Grazie per avermi ospitato. Magari faremo qualcos'altro sempre nostro con qualcun altro del gruppo Telegram, chissà. Ciao a tutti. E ci vediamo prossimamente sui nostri profili Instagram e sul mio canale, per chi volesse, insomma, seguirci. Ciao, grazie, ciao.